Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo di Open Arms, una ONG, e parliamo di Matteo Salvini, ex ministro dell'interno e capo politico, o chiamiamo meglio segretario della Lega, che adesso non si chiama più Lega Nord, ma si chiama Lega Salvini Premier. Oggi ci sarebbe dovuta essere la votazione nella giunta per l'immunità per decidere se concedere, se mantenere l'immunità a Salvini sul caso Open Arms o togliergli l'immunità e dare il via libera ai giudici per processarlo. Processarlo di che cosa? I giudici vorrebbero processare Matteo Salvini per sequestro di persona aggravato e per abuso di potere, abuso di ufficio. Perché, come tutte le ONG durante il governo Conte 1, quando arrivavano con clandestini che andavano a prendere molto spesso, a volte erano naufraghi, ma a volte erano persone che venivano prese in carico da dei motoscafi che arrivavano dalla costa libica, quindi non erano dei naufraghi, la ONG aspettava l'arrivo di questi barconi che poi portavano le persone davanti all'ONG e loro li caricavano e li portavano in Italia. Quindi utilizzando un'espressione coniata da Luigi Di Maio, dei taxi del mare, che portano nella maggior parte dei casi dei clandestini, persone senza documenti o che cercano di entrare illegalmente, li portano direttamente in nome delle leggi del mare, delle leggi di qui e delle leggi di là, in Italia. Attenzione che, se voi ci fate caso, tutte le ONG parlano, dicono: a bordo abbiamo dei naufraghi che abbiamo recuperato. Il naufrago è una persona che ha perso l'imbarcazione o sta perdendo l'imbarcazione sulla quale viaggiava. Ci sono, attenzione, bisogna dire le cose come stanno, ci sono casi di naufragio dove le persone vengono salvate, però la maggior parte di questi arrivi sono persone che queste ONG sono andate a prendere davanti la Libia, aspettando che arriva la barca dello scafista. Lo scafista fa finta: oh, guarda, c'è una ONG, ma c'è il telefono satellitare, sa perfettamente le coordinate, ci arriva davanti, cioè l'ONG felicissima di farli salire, ma attenzione, non sono dei naufraghi, i naufraghi sono un'altra cosa. Migranti, attenzione, il migrante è il migrante che con dei documenti entra in un altro paese. Queste sono persone che cercano in maniera clandestina di entrare in un paese e ci riescono quasi sempre. Matteo Salvini ha sempre fermato queste ONG, con tutte le varie conseguenze giudiziarie e con, bisogna dirlo, tutto questo ha prodotto una riduzione di partenze, una riduzione di arrivi e una riduzione di morti in mare. Questa non è un'opinione, ma è un fatto. Intanto la giunta domani doveva riunirsi appunto per decidere se concedere ai magistrati di processare Matteo Salvini per aver rallentato lo sbarco di questi clandestini nella maggior parte dei casi, poi ci sono anche comunque persone che, dei rifugiati politici, eccetera, eccetera. Matteo Salvini ha ritardato lo sbarco e per questo per le procure sarebbe un pericolosissimo sequestratore di centinaia di persone. Attenzione, Matteo Salvini aveva dato ordine alla Grigoretti, nave della Marina della Guardia Costiera Italiana, di andare a prendere velocemente queste persone che erano in difficoltà. In realtà queste stavano affondando con la loro barca e le autorità maltesi non sarebbero riuscite ad arrivare in tempo. Quindi Matteo Salvini autorizza il salvataggio di queste persone in maniera molto veloce. La Grigoretti arriva, le carica a bordo e le porta verso l'Italia. E così questa Open Arms avrebbe dovuto sbarcare a Malta, perché era in acque di competenza maltesi. Aveva chiesto il permesso di sbarcare a Malta e in Spagna. Quindi
Non era di competenza dell'Italia lo sbarco di queste persone. E in questo caso Giuseppe Conte, che era presidente del Consiglio, e qui siamo proprio durante la caduta del Conte 1, proprio gli ultimi sgoccioli, Conte aveva detto a Salvini: falli scendere perché c'è già una ridistribuzione, fai scendere almeno i minori. Quindi, quello che dice la difesa di Matteo Salvini, che lui sapeva perfettamente, qui non c'è da dire lui non sapeva, sapeva con la Gregoretti, sapeva perfettamente in questo caso, anzi lui ha dato delle direttive di far scendere i minori quando avrebbe potuto farli scendere tutti con una sua decisione imposta come autorità, come gerarchica sopra Salvini in quanto capo del governo. Il capo del governo è responsabile della condotta dei suoi ministri. E quindi il Presidente del Consiglio ne è comunque la guida politica del governo ed è responsabile dei ministri. Quindi assolutamente corresponsabile se dovesse essere accusato di sequestro di persona, assolutamente Conte è corresponsabile in Open Arms e in Gregoretti e tutti gli altri processi che potrebbero e salteranno fuori con certezza in un futuro. A parte questo, la giunta doveva riunirsi domani e viene slittata l'udienza, nella giunta, più che l'udienza, la decisione della giunta al 10 di marzo, perché adesso ci sono altri problemi, gravi in Italia. Pensate che uno dei senatori della Lega, Luigi Augussori, che è uno dei componenti della giunta per le autorizzazioni o no del Senato, è proprio bloccato nella zona rossa, non può né uscire né entrare. Capite un po' anche che questo problema ha bloccato anche la politica sotto alcuni aspetti. Erano scesi poi questi migranti, Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, era poi salito a bordo della Open Arms per verificare di persona la situazione. La nave già da più di una settimana era al largo di Lampedusa e poi aveva sequestrato la nave e di conseguenza con il sequestro automaticamente scendono tutte le persone a bordo. E così era finita questa storia per un colpo di mano, chiamiamolo così, del giudice Patronaggio che è salito a bordo, ha sequestrato tutto. E questo è avvenuto, questa richiesta di processo, proprio pochi giorni dopo che il 12 febbraio l'aula di Palazzo Madama ha autorizzato il procedimento sempre nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti e siamo ancora in attesa di sapere le decisioni sul caso Gregoretti proprio della procura, perché le carte sono poi tornate in procura e si diceva che era stata fissata una data provvisoria dal GUP, il giudice per le udienze preliminari, quel giudice che dovrebbe per primo ascoltare Matteo Salvini e poi decidere se rinviarlo a giudizio, cioè a processo, mandarlo a processo o proscioglierlo perché il fatto non sussiste. Quindi questo primo passo sarebbe appunto il GUP, che non è il GIP, giudice per le indagini preliminari, ma il GUP è il giudice per le udienze preliminari. Come per il caso Gregoretti, anche questo dell'Open Arms sembrerebbe essere favorevole ad autorizzare i giudici palermitani a processare il segretario della Lega. E dal canto suo lo stesso Salvini nelle scorse ore è intervenuto dicendosi tranquillo in vista del voto dei suoi colleghi. Dice: ci risiamo, si legge su Facebook, altra richiesta di processo contro di me per aver bloccato uno sbarco. E la giunta del Senato conclude il posto, deciderà sul mio destino il 10 di marzo, il giorno dopo il mio compleanno. Preoccupato? No. Orgoglioso di aver difeso la mia patria e la mia gente. Open Arms è uno dei tre casi che è stato chiesto di processare Salvini negli ultimi mesi. Il primo è stato quello della Diciotti, poi della Gregoretti e poi adesso quello della Open Arms. Il primo caso neutralizzato proprio dal governo che ha votato compatto per non far processare Matteo Salvini. Lo stesso governo, gli stessi attori del governo, Luigi Di Maio e 5 Stelle, adesso, visto che non è più socio di governo, hanno votato per farlo processare. La dubbia e doppia morale dei grillini.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.